un fantastico viaggio nel mondo della formazione con l'Istituto Comprensivo Vitruvio Coglione di Formia, dalla sessione primavera alla scuola secondaria di primo grado, unica formazione dai 3 ai 13 anni. LIM e connessioni alla rete aiutano l'apprendimento. Chiamalo 0771 21 193. L'Istituto Comprensivo Coglione a Formia. Oltre la tradizione, la continuità verso il futuro. L'educazione civica è una materia che da poco è entrata nelle nostre scuole come materia curriculare, ma devo dire che nella nostra scuola l'educazione civica si è sempre fatta e noi da tempo e da tanti anni parliamo in questa scuola di legalità e insegniamo ai ragazzi che la legalità non è una parola astratta, ma è una cosa concreta e ce lo spieghiamo anche con degli esempi. I nostri esempi chi sono? Sono coloro che ci hanno sempre insegnato con le loro azioni come si rispetta la legalità. E faccio riferimento a personaggi della storia come Falcone e Borsellino, faccio riferimento come a Peppino in passato, che come giornalista si è impegnato e ha cercato in tutti i modi di sensibilizzare i giovani sull'importanza di questi valori. E i ragazzi rispondono bene. E ultimamente, per esempio, ci impegniamo per sensibilizzarli sull'importanza del rispetto dell'ambiente. E la COP26 ci ha fatto capire che i più grandi, gli adulti, effettivamente fanno solo chiacchiere, no? Invece i ragazzi vogliono fatti concreti e noi li aiutiamo a trovare delle soluzioni anche quotidiane, pratiche, per in qualche modo salvaguardare il mondo che ci circonda. Ecco, questa è la nostra scuola. La nostra scuola ha a cuore la formazione dei nostri alunni. Cioè, da noi non si parla soltanto di inclusione, come, ripeto, sempre una parola astratta. Da noi si parla di integrazione. Cioè, da noi c'è confronto, da noi c'è condivisione. E così si formano, secondo me, quelle persone che poi da grandi ci aiuteranno forse a migliorare questo mondo che ci circonda. I progetti fanno parte di una macroarea che è iCare, io mi prendo cura, perché l'Istituto Comprensivo Coglione si prende cura degli alunni, del territorio e di tutto quello che ha a che fare con la vita dei bambini. I progetti ne abbiamo tanti, noi abbiamo fatto il piano triennale delle arti che ci è stato approvato, abbiamo fatto un progetto con l'UNICEF, facciamo dei progetti per quanto riguarda il bullismo, questo a livello nazionale. Nel nostro istituto ci sono dei progetti gratuiti pomeridiani per dare l'opportunità ai bambini di ampliare le loro conoscenze e di sperimentare cosa vuol dire stare tutti quanti insieme allo scopo di costruire qualcosa. Nel palazzo di Amicis, sia i bambini che a tempo pieno che già il pomeriggio facevano i progetti, i laboratori, che è anche stata data, quest'anno è stata data l'opportunità anche ai bambini del tempo normale per fare dei laboratori il pomeriggio a titolo gratuito che trattano delle grandi tematiche che comunque fanno parte della macroarea iCare e anche si riferiscono all'agenda 2030.